Buongiorno, io ho questa faccia. Allora, la situazione è questa. Ieri sera sono tornata, no? E vi ho detto che molto probabilmente ci cioè, stavo aspettando la risposta di due ragazzi che finivano con i loro amici per poi uscire. Sono tornata all'albergo, mi sono sistemata le mie cose e poi mi sono messa un po' sdraiata perché fondamentalmente era tardi. Ad un certo punto, quando mi è venuto sonno, ho pensato, adesso pian pianino magari mi chiudo gli occhi. Metto la suoneria, almeno così se mi arrivano i messaggi li leggo, appena loro sono pronti mi alzo e vado. Il primo ragazzo mi ha fatto sapere a mezzanotte e mezza che aveva finito e doveva partire da Salerno e arrivare qua a Battipaglia perché mi ha detto che veniva lui. E si sarebbero fatte l'una per uscire. Io stavo nel pieno del sonno, mentre l'altro non mi ha fatto sapere niente. E quindi alla fine ho deciso di crollare, addormentarmi e dormire come non so cosa, anche truccata. Nonostante mi sono addormentata truccata, è la prima notte che dormo bene. La prima cosa, vado a fare colazione e mi preparo perché c'è un pochino di sole e oggi andiamo in piscina. Sono proprio superata. Sono già pronta. Sono le 8 e 13. Sto valutando l'ipotesi di rimanere un giorno in più, quindi posticipare la mia partenza invece di sabato e domenica. Vediamo. Tanto mi vado a fare questo giorno di piscina. Ci sto solo rosicando perché ieri mi sono fatta ore di piastra per nulla, perché oggi mi ribagnerò i capelli, dovrò rilavarmeli e ore di piastra per veramente nulla, perché poi ieri sera non ho fatto niente, quindi mi sa che oggi sono venuta un po' troppo presto. Praticamente sono in piscina. No, è entrata una zanzarona pessima proprio. Oh, te ne vai dalla mia macchina, grazie. Comunque arrivo qui davanti e vedo che è tutto chiuso. Leggo su internet che apre alle 9. Ovviamente non ci ho pensato, ma forse sarà chiusa? Fammi vedere gli orari. No, mi sono anche sbrigata. In teoria potrei andare a trovare Wolf perché il cimitero sta proprio tipo qui di fronte. Mancano 20 minuti. Non so cosa fare. Secondo me dovrò trovare Wolf. Qua non ho ripreso perché mi si è scaricata la macchinetta. Purtroppo, se vogliamo guardare il lato negativo della cosa, è che la mattina c'è bel tempo, il sole, tutto. Quando vengono le 4 inizia a diluviare. Tutti i giorni che sono stata qui è così, anzi, forse adesso ho smesso. Sono stata in piscina, mi sono stra divertita. Io non sono una fan della piscina, anzi, io se posso evito perché la odio proprio la piscina. Invece lì sono stata super bene, c'era veramente poca poca gente, pochissimo, ho pagato 6 euro l'ingresso, il parcheggio era gratuito, la piscina era stra pulita, stra. Una delle note per cui non amo andare in piscina è proprio per la sporcizia, soprattutto perché mi fa schifo, scusate, pensare che ci fanno la pipì dentro, mi fa proprio schifo, senso, quindi evito sempre di andarci. Invece questa qui mi è piaciuta un sacco, veramente era super tranquilla, mi sono rilassata, mi sono divertita. Purtroppo stasera non ho programmi e dico purtroppo perché non vorrei stare sola. Questa era una cosa che riscontravo anche l'anno scorso in viaggio, dove magari il giorno mi passava più velocemente, mi divertivo di più, mentre la sera ne risentivo il fatto che stavo sola. Cioè mi mancava proprio chiacchierare, stare in compagnia. Deve esserci secondo me il giusto equilibrio, cosa che io non ho perché a volte, vi dico la verità, mi pesa stare sola. Un'altra cosa positiva è che nel mentre che scendevo dalla piscina mi sono fermata alla mia pasticceria preferita qui a, si trova a Bellizzi perché è della zona, si chiama Bella Napoli, che fa dei dolcetti buonissimi. Infatti mi sono fatta fare un vassoietto
E in più mi sono comprata una cosina da mangiare a merenda, ma in realtà mi voglio strafogare i dolci che mi sono mangiata, quelli tipici che prendo io là. Tutto ciò, vado un attimo giù a finire da prendere le cose in macchina. Ha smesso di piovere, ne approfitto. E semmai mi fermo anche giù nella hall per chiedere come posso fare per rimanere un giorno in più, se possono prenotarmi loro, se devo cambiare stanza, se c'è la possibilità, eccetera eccetera. Quindi vediamo un attimo. Alla fine è inutile che parto sabato, cioè mi faccio un giorno in più, tanto anche perché è da tantissimo tempo che non mi faccio un viaggio, lo sapete. Poi inizia la solita routine, io al lavoro devo tornare martedì, non lo so, sono sempre parte di domenica e voglio farlo anche questa volta, quindi gli chiedo come posso fare per rimanere un giorno in più. Mi vergogno un po' a chiederlo perché io in realtà sono così, cioè sono molto, sono sia quella che parla, socializza, però a volte quando devo chiedere informazioni sono sempre sulle mie, cerco sempre di far fare agli altri, mi vergogno sempre, devo farlo da sola, così come mi è capitato anche questa settimana quando ho chiesto informazioni tipo oggi per la piscina, la scorsa volta per il parcheggio, cioè non c'è nessuno che lo fa per me, quindi devo prendere coraggio perché io mi vergogno sempre un sacco. Ho parlato con la ragazza, mi ha prolungato il soggiorno, quindi me ne vado ufficialmente domenica, sono felice di ciò. Infatti già ho scritto a mia mamma, mamma torno domenica anziché sabato. Ovviamente sabato però devo organizzare qualcosa perché non starò qui sul letto senza fare niente. Mamma mia, ovviamente non li mangerò tutti oggi, cioè non voglio sentirmi male, ma mamma mia raga, tutti per me, che bello. Io e la mia solitudine. Che bello, mamma mia. Cioè godo solo a guardarle. Adesso mangerò, sarà tipo tutto un, mamma mia, un godere. Mamma mia. Eccomi qua, stanno passando una serie di ambulanze. Ok, stasera cenerò in albergo. Ieri ho fatto un po' di spesa per arrangiarmi un po' questi giorni. Infatti oggi mi mangio insalata con tonno, maionese e una fetta di pane. Stasera farò una cosa molto 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 easy, ovvero andrò a casa di Luisa a vedere un film, perché domani andiamo al mare a Santa Maria, che dista da qui circa un'ora e venti. Alle 7:30 mi passa a prendere Luisa, quindi mi devo svegliare alle 6:30. Per questo motivo ho deciso di fare una cosa molto tranquilla questa sera, quindi vedere un film da lei, tornare all'albergo e riposare, dato che domani mattina ci dobbiamo svegliare presto. E stasera chef Sara propone maionese, ovviamente, tonno, che ce l'ho nella borsa, e insalata. Vediamo che si deve fare prima. No raga, io in questo viaggio mi sono organizzata tutto, cioè mi sono portata l'olio, l'aceto, il sale, il sapone per i piatti, le ciotole, i piatti, le posate, cioè mi sono proprio organizzata, quando in realtà non sto mandando mai all'albergo. Ma così sono dettagli. No, non deve essere, il prodotto lavato è pronto per il consumo, quindi non deve essere lavata. Però penso che questa la caccio un pochino più tardi. Intanto inizio a fare il tonno con la maionese e la pappina. Mi sono dimenticata di farvi vedere la mia cena. Vabbè, tonno, maionese, fetta di pane, insalata, Netflix e Coca-Cola aperta di ieri. Questo significa adattarsi. Ho cenato un po' presto, anche se non avevo fame, e anche se non sono le 8, cioè sono tipo le 8:13, perché adesso mi metto a pulire tutto quello che ho sporcato e mi inizio a preparare le cose per domani al mare. O meglio, devo iniziare ad asciugare l'asciugamano, il costume, insomma tutte queste cosine così. E mi preparo e vado da Luisa. Non penso che mi vestirò chissà quanto, cioè metterò la prima cosa che mi capita. E neanche mi truccherò, proprio perché staremo io e lei in casa, film e basta. Sto andando da Luisa a vedere il filmetto. Devo solo trovare il telecomando per spegnere. Dove l'ho messo? Tac! Chiavi della macchina, tessera, non mi porto niente, tanto starò lì. Telefono, portafoglio e andiamo. Spegniamo tutto. A posto. Adoro. Stanno parlando da un balcone all'altro. C'è una sta qua, una sta qua. Stanno chiacchierando le loro cose. Adoro tutto ciò. Praticamente me lo sto facendo a piedi perché non ho trovato parcheggio vicino a casa di Luisa. Ciao!
veramente bello. Hai scelto il film? No. Quello che mi volevo vedere, non lo so se ce lo vogliamo vedere, me lo posso vedere anche domani quello. Non lo so, io quelli là belli già me li sono visti, tipo Purple Earth là. L'ho visto con mamma, cioè io me lo stavo vedendo e mamma poi si è aggregato veramente. Che cosa? Il film del militare là. Com'è stato questo film? Carino. Non ho visto tutto. Però... un po' conosco. Sì, tipo hai visto quel film? Hola, questo film l'hai scelto tu. Ah, io! Io ho detto un film romantico, adesso quel che era era. Tipo quello che ti ho detto prima, la ragazza della porta accanto. Quello era... ti vedeva? Quello era lo schermo. Questo è un po'... l'ha trovata, la boh, domani mattina. Sei figa, mi piaci oggi. Ah, così sigarettina. Sono appena rientrata in hotel. Non sono mai rientrata così presto. Ah no, forse ieri sono rientrata così presto. Volevo farmi un giro, ma domani mattina alle 7:30 Luisa mi passa a prendere, quindi mi devo svegliare alle 6:30. Intanto inizio a prepararmi la borsa per il mare e tutto ciò che riguarda le cose per il mare. Almeno domani mattina devo solo svegliarmi e vestirmi. Outfit per dormire. Comunque oggi, per non stressare troppo i capelli, perché era inutile che li lavavo sia oggi che domani che andrò al mare, l'ho solo sciacquati con acqua. Ho messo il balsamo, il dopo il balsamo, quindi ho fatto la mia solita hair care routine. E poi ho fonati, ho fatto diciamo una mezza piega. Non sono malvagi, cioè fidatevi, potevano uscire peggio. Non avendoli lavati con lo shampoo, top. Non ho potuto preparare tutta la borsa per il mare perché l'asciugamano che oggi ho utilizzato per andare in piscina è ancora bagnato, quindi l'ho lasciato fuori sperando che per domani mattina è asciutto. E ogni qualvolta che parto per le vacanze mi pento sempre di questa cosa, perché porto tante canotte, perché io a casa utilizzo le canotte come pigiama. Invece quando sono in vacanza, essendo che sono con l'aria condizionata, mi metto sempre qualcosa a mezze maniche così. Cosa che ho portato anche in questa vacanza poco. Neanche calcolato bene i vestiti da giorno, perché ho finito anche quelli. Mamma mia, la prossima volta mi devo organizzare meglio la valigia. Cioè ogni volta finisce così. Sono a storia per Instagram, dato che le ho fatte poche stasera. Detto ciò ragazze, io vi auguro la buonanotte. Spero che questo video vlog vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto cliccate mi piace, condividetelo con le vostre amiche, iscrivetevi al canale. Fatemi sapere qui sotto con un commentino se vi è piaciuto. La vacanza continua, i vlog della vacanza continuano. Quindi io vi aspetto per un prossimo vlog. Attivate la campanella, ci vediamo, vi saluto, buonanotte.